Allarme in procura per l'aumento del fenomeno della guida in stato di ebbrezza. In una settimana ritirate 11 patenti e sequestrate altrettante auto. In procura è allarme per il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, con i casi segnalati che sarebbero in vertiginoso aumento. La scorsa settimana sono state avviate ben 11 pratiche relative ad automobili requisite che ora verranno messe all'asta e ai cui proprietari è stata ritirata la patente. In un caso si è riscontrato in un automobilista un valore di alcol di 2,86 grammi per litro di sangue, quasi 6 volte la tolleranza massima. Ma non scherzano nemmeno le donne, con due casi in cui i valori registrati erano rispettivamente di 1,93 e 2,27, 4 volte il limite consentito dalla legge, che è di 0,50. Il sequestro dell'auto scatta dal valore di 1,50 in su. Il più delle volte le auto vengono lasciate in custodia giudiziaria al vecchio proprietario, naturalmente con il divieto di uso, sino all'esito dell'asta giudiziaria. Il nuovo acquirente, dopo aver pagato allo Stato il valore dell'auto, va a ritirare la macchina direttamente a casa del vecchio proprietario, un iter che in certi casi si è trasformato in una sorta di dramma.